ascolto molto youtuber che guardano la finanza. Mi piace molto, Mister ad Rip. esempio, Pietro Michelà. Mister Rip, l'ho ascoltato oggi qualcosina. Lui è una persona sicuramente molto colta e intelligente, ne sa veramente tanto, ha un quoziente intellettivo veramente alto lui. Però quello che seguo di più è Pietro Michelangeli, che appunto fa video di finanza, anche se ultimamente lo seguo un po' di meno, anche perché lui fa più educazione finanziaria in generale, ogni tanto fa qualche video più approfondito per gente un po' più avanti, ma per la maggior parte, insomma, fa video, insomma, base per gente che non capisce molto di economia. E per rimanere in tema anche su quello che dicevi tu prima del perché non ho mai aperto un canale YouTube e così via, onestamente ci ho pensato, sia nel mondo dell'atletica, ma nel mondo dell'atletica tendo a volermi vivere i momenti e non voglio passarli col telefono in mano a riprendere anche, insomma, i dietro le quinte, mentre invece per quanto riguarda un canale YouTube, magari a parlare di economia e così via, lo sto valutando e sto valutando anche di scrivere un libro, magari per principianti, insomma, di educazione finanziaria, che in Italia manca parecchio. E a breve terminerò gli studi, dopo un anno in cui non ho dato esami, finirò economia e, finito la triennale di economia, voglio provare a dare, insomma, per potermi iscrivere a quello che poi sarà l'albo, devo ancora informarmi bene al riguardo, per diventare ufficialmente consulente finanziario. E quello che vorrò fare, che ne ho già parlato con molti miei compagni della nazionale, che sanno che sono quello che investe, quello che sta sui mercati, azioni, insomma, così via, mi piacerebbe prendere in gestione i loro fondi per poterli investire io anziché farli passare attraverso banche che hanno sempre commissioni alte e così via. Insomma, a me piace quel mondo lì, mi ritengo abbastanza bravo e ormai esperto, lo faccio da anni. Se il giorno in cui prenderò poi fisicamente e legalmente in mano i soldi dei miei compagni, le persone vicino a me e poi anche in futuro persone che magari non mi conosceranno, lo faccio in primis perché quelli intorno a me gli voglio bene e voglio fare in modo che nessuno si perda mai per strada quando il loro flusso di cassa diminuirà, magari finita l'atletica. E insomma, perché sarà anche quello che magari in futuro mi aiuterà a continuare ad avere anche io, insomma, sarà il mio lavoro, insomma. Guarda, bello, veramente interessante. Poi hai proprio il piano per il futuro, ma guarda, non dico che mi stupisce quello che hai detto, perché insomma un po' il tuo carattere l'ho inquadrato, però sono comunque piacevolmente, come dire, ho ricevuto in maniera molto piacevole, insomma, quello che hai detto, perché ancora meglio di quello che mi immaginavo, quindi. Poi il tuo sogno Grazie. di rubare, no, il tuo sogno di far fruttare i soldi di atleti che sono comunque presi, gente che comunque è presa da altro, è encomiabile, perché poi c'è un po' un problema, ecco, del passaggio dalla vita professionistica a quello che c'è dopo. La maggior parte delle persone sono costrette, diciamo, ad accettare un lavoro che magari non li realizza soltanto perché si sono trovati senza altre scelte. Sì. Esatto, non, diciamo che io ho parlato spesso anche con ex atleti, gente magari che gareggiava negli anni 80, 90, così via, e già ai tempi c'era qualcuno di un po' più intraprendente che magari pensava al futuro, ma lo pensava anche più per se stesso, mentre a me piacerebbe appunto riuscire a creare qualcosa, non solo magari su quello che ti ho appena spiegato, quindi è a livello di gestisco i vostri soldi, quindi ve li butto su azioni e obbligazioni, quello che insomma vi consiglierò personalmente uno ad uno, ma se riuscissi anche a creare, chi lo sa, magari un'azienda o un qualcosa in cui tirar dentro qualche mio compagno, anche perché diciamo non vorrei vedere nessuno che dopo l'atletica, poi in realtà sono tutti ragazzi sveglissimi che hanno studiato, cioè noi atleti siamo abbastanza anche dei nerd, quindi nessuno finirà male. Però tra il non finire male e finire molto bene, insomma, c'è molto in mezzo e sarebbe bello appunto riuscire a creare magari anche qualche startup o qualcosa di interessante, visto la qualità e diversità di persone che ci sono all'interno della nazionale, da insomma fargli allora quella famosa camicia doc per poter sfruttare anche i loro talenti. Bello, veramente bello. Quindi abbiamo da una parte Pietro Arese che cura l'educazione, tu che curi il futuro economico. No, sono veramente delle belle menti. Poi, insomma, mi sono scelti bene gli ospiti di questa prima parte delle interviste di coloro i quali hanno allietato le nostre Olimpiadi per gli azzurri. Vabbè, perifrasi lunghissima.